Sia lodato Gesù Cristo. Siamo nel tempo pasquale, tempo di resurrezione. Anche la natura si sta risvegliando. Cos'è la resurrezione per me? Il mistero pasquale ha a che fare con la mia vita? Questo tempo liturgico ci invita a riflettere su come la dinamica della passione, morte e resurrezione è presente nella vita di ognuno di noi. Madre Teresa di Calcutta disse alle sue consorelle: la gioia di amare Gesù viene dalla gioia di condividere le sue sofferenze. Per questo non lasciatevi turbare o angustiare, ma credete nella gioia della risurrezione, nella vita di tutti, così come nella vita di Gesù. La risurrezione arriverà, verrà l'aurora della gioia della Pasqua. In questo tempo pasquale ci viene presentata una figura interessante, Nicodemo. Gesù lo invita a rinascere, a risorgere, e lui risponde: un uomo può rientrare nel grembo di sua madre? E anche noi possiamo chiederci: nella mia sofferenza del passato o del presente, ci sono semi di vita nuova, di risurrezione? Nella situazione di passione e di morte che ho vissuto o che vivo oggi, forse c'è una vita nuova che vuole sbocciare, che sta solo aspettando che io tolga la pietra della tomba per poter uscire. E non sono solo le circostanze drammatiche della vita che hanno un sapore pasquale, ma anche quelle piccole vittorie. Vittorie sul mio egoismo, sul mio autocentramento. Vittorie sull'uomo vecchio dentro di me che fatica a morire alle sue passioni. Piccoli passi nella mia libertà interiore che sta crescendo pian piano. Una nuova lettura di un evento doloroso che mi dà il coraggio di reagire. Tutti questi sono semi della risurrezione, della vita nuova in Cristo che è risorto e non muore più. E allora ritorniamo alla spiritualità pasquale di Madre Teresa. Nonostante le sue tenebre interiori, sentendosi abbandonata e non amata da Dio per lunghi anni, continuava ad essere luce e amore per molte persone. Ed io, dal mio buio, dal mio sepolcro, riesco ad uscire con una nuova visione della realtà che mi circonda e della mia realtà? Ho il coraggio di ricominciare, di rinunciare a fermarmi sulle ferite del passato e di convertirle in feritoie, fenditure che lasciano entrare uno spiraglio di luce che aprono nuovi orizzonti. Signore, donaci uno spirito da risorti, donaci di rinascere dall'alto, versa vino nuovo nei nostri otri. Maria, donna della risurrezione, donaci di annunciare il tuo Figlio risorto con la nostra vita, con la nostra speranza, con la nostra fragilità trasfigurata. Rendici quei vasi di creta che nella loro povertà manifestano la forza invincibile di Cristo risorto.